la formazione contro Sudafrica è Matteo Manozzi, Tommaso Benvenuti, Luca Morisi, Jaden Hayward, Michele Campagnaro, Tommaso Allen, Tito Debaldi, Sergio Parise, Jake Paledri, Abraham Stein, Dean Budd, David Sisi, Simone Ferrari, Luca Bigi, Andrea Lavotti. In panchina, Federico Zani, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Alessandro Zani, Sebastian Negri, Callum Brady, Carlo Canna. Hai cambiato ancora, ad esempio Campagnaro all'ala, che scelta è? È una scelta, come un gruppo di allenatori abbiamo parlato all'inizio dell'estate, cosa vogliamo mettere in campo contro la Sudafrica. È una scelta tecnica. Abbiamo tanti giocatori con un'abilità a giocare in ogni posizione in campo, in difesa, in attacco, in diverse situazioni, ma è una squadra. Pensiamo è la giusta per questa sfida, per mettere in campo il piano abbiamo per la partita. The question to corner was about lining up Michele Campagnaro as a winger. So maybe I'll translate it so it's properly, because my Italian was bad, so I'll do what I would say in English. No, it's something that we've talked about since the beginning of the summer. What's the best group that we could have for a specific plan that we would have to play against South Africa? So we've played and tinkered in various different things throughout the summer, and we've always felt that this was the group that we wanted to go on the pitch and put a specific plan in place to play South Africa. So we're looking forward to it. It's physical. There's players who have the ability to interchange no matter what the number they have on their jersey, whether it be defence or attack. And obviously up front then we've gone for a 6-2 on the bench. We did discuss going 8-0 since it's going to be a forward battle, but we'll leave that for another day. E c'è stato qualche ruolo in questo 15 che ti ha dato molto da pensare, cioè su cui vi siete concentrati più a lungo? Any position in selection you need to focus more in taking a decision? E poi dopo a Sergio, se è difficile stare fuori a giocare, vedere la tua squadra che soffre, lotta, e eri sicuro di essere convocato in questa settimana o ti sei sentito a rischio, cosa che tu di solito non sei mai, ecco. To Sergio, were you feeling confident to be in the selection for this weekend? Well, firstly, before he even answered that question, he was never not going to be in the team. It's brilliant that we have depth. You asked about the, or tu hai chiesto che abbiamo profondità, so per ogni scelta. Quando tu pensi, Mattia Bellini ha scenato tanti metri nelle scorse 3-4 partite, sempre Edo Padovani lo stesso. Giulio Bisegno ha un piccolo problema con il suo schiena, ma non un problema se lui deve giocare, ma lui è pronto per giocare, ma non per allenare questa settimana. So sempre in ogni posizione la profondità. In la terza linea, inclusa Maxime, ma sappiamo anche contro Sudafrica la sfida per il gioco a piedi in aereo, accanto a me probabilmente tu hai uno dei più migliori giocatori in la storia del rugby sotto il palo alto, so under the high ball this is one of the best men and we're going to have to field a lot, so I'd expect him to be helping out our back three a lot, lui and a grande aiuto. And la sfida questa, vogliamo parlare di loro un po', ma vogliamo avere un focalizzato di noi stessi. Non controlliamo loro, loro sono forti, grandi, con tanti X factor. È una sfida che si con il nostro focus e di loro noi perdiamo già. Voglio se il nostro focus è di noi stessi, vogliamo mettere in campo il nostro massimo.
sappiamo il nostro massimo, noi siamo competitivi and abbiamo il nostro X factor anche. So, parliamo sempre della scelta and ci sono persone fuori questo gruppo. È difficile non solo qui ma anche in Italia a casa. So we talked the whole time. Basically what I think I said is we talk the whole time about selection. Sergio is one of the greatest rugby players under a high ball that there has been in the game, and there was it's ridiculous. Our back row, we're outstanding. We've got great strength and depth in our back row, including people left at home. But technically, Sergio's role this weekend for us is even more fundamental than normal because we're going to be fielding high balls, we're going to be fielding box kicks, and with him helping out our back three, that will be a huge plus for the team. And then across the board, we had selection discussions. And after the game, everyone will know what was right. If it works, we were right. If it doesn't work, we're wrong. That's the life. Sì, Paolo. No, detto che di tutta la stampa italiana in Giappone, di tutta, ho scommesso che te hai visto il giocatore numero 8, quindi giapponese. No, per dire, questa settimana ti sei sentito in discussione, cioè hai sentito magari che il tuo posto fosse a rischio oppure no? Ma guarda, sinceramente quando non giochi e quando sei fuori, l'ho detto sempre, la cosa importante è che vinca la squadra e che faccia bene la squadra. E, personalmente credo un po' era il sentimento che avevamo tutti, era un po' frustrati di questo inizio di mondiale contro il Giappone, perché all'inizio partita abbiamo perso tante opportunità per segnare, dei momenti dove abbiamo avuto delle opportunità di segnare delle mete che non abbiamo realizzato e ci ha creato un po' di frustrazione, e a livello personale ovviamente non ero assolutamente come tutti i miei compagni soddisfatto della prestazione. Contro il Canada in terza linea è stata strepitosa, ha giocato benissimo e io devo essere contento e sono contento. Poi abbiamo giocato Canada e Namibia, quindi grande rispetto, ma venerdì sera ci tocca giocare contro una squadra che è sicuramente di altissimo livello, e quindi i ragazzi come me che giocheranno dovranno fare bene contro una grande squadra, perché i grandi giocatori si dimostrano essere grandi quando giocano contro grandi squadre, e ragazzi come Bram, Jake e anche Seb, ripetersi, hanno fatto molto bene contro il Canada, devono fare molto bene contro il Sudafrica, che è uno step, è inutile dirlo, molto più elevato. In English. Ah, sorry, no, talking about the discussion in the back, if I felt that I have risked my position in, and I say that's no way. When you don't play, you support the team, and as back row we work like a team. Definitely we were upset and not really happy from our first game against Namibia. A lot of frustration, a lot of things that going wrong, and from the personal point of view, of course, when you are out and see the team playing well, you're happy that perform. But we are sure as well that we play Canada and Namibia, they are, we respect a lot, but we show that we are miles away from their level, so now we must do, raise our level, because South Africa is huge. So the guys who play well against Canada, they must show that they can do well against big size, and the guys we don't play probably very well against Namibia, well, South Africa is a good challenge. So everyone is excited, me personally, but everyone on the team is excited about the game on Friday. Io ho due domande. Una, la prima è, tu hai detto che già quest'estate, durante la preparazione, in pratica avevi buttato giù le squadre come le avresti, avevi già pensato quali sarebbero state le squadre che avresti messo in campo. Okay, the first question is, you said that the selections for the Rugby World Cup were already discussed during the preparation in summer. E poi l'altra, e quindi volevo sapere se mi confermi questo, cioè che in linea di massima le tre squadre, le squadre per le prime partite erano già decise. So basically the teams, the selections. E poi la seconda domanda è, ho visto che sia te che sia il Sudafrica avete portato 6 avanti e 2 3 quarti. We noticed that quindi both dire che vi aspettate and South Africa choose 6 forwards and 2 backs in the replacement, so is it something that shows we are expecting a ugly physical battle. Quando tu hai insieme con
tutti gli allenatori per 4 mesi, tu devi parlare di qualcosa. You have to talk about something when you're together for 4 months. So, no, sempre parliamo di opzioni, scelte durante allenamento, dopo allenamento, durante le partite. Anche tu devi capire gli infortuni dentro la squadra, la disponibilità, eccetera. So you have to look at the availability, you're always talking, so things change the whole time. So è mai una exact science, è mai. Ma abbiamo tante conversazioni. Contro Sudafrica, la storia di Sudafrica è una guerra. Ogni partita è una guerra. And se tu non hai la possibilità essere competitivo in termini di avanti, prima la partita tu hai perso la partita. You've lost the game before you even started. If you can't front up physically, up front, sappiamo cosa loro fanno. È una cosa, è molto facile per me fuori campo dire, ma se non abbiamo la volontà fare una grande partita, per noi è nostra finale, questa è la nostra mentalità, è la finale per noi, e non l'ultima partita, ma la mentalità per noi è l'ultima partita della nostra vita. So vogliamo metterle in campo, vediamo se loro sono più forti per noi, loro sono più forti, ma io sono sicuro che abbiamo visto durante le scorse 2 anni and rugby and momentum cambi in un momento, una penalty, a moment of magic, and quando noi arriveremo con il nostro massimo livello, noi siamo competitivi contro la and tu hai visto contro Australia a casa, fuori casa anche in Australia, contro Scozia, in le Sei Nazioni, Francia, Irlanda, Galles, tante volte al nostro massimo. Non abbiamo vinto, ma i momenti cruciali in ogni partita cambiano la partita. Loro sono forti, sappiamo la sfida, ma siamo pronti. Sergio ha detto a tutti i ragazzi in campo dare il nostro massimo. Per tutti in nostra famiglia e a casa in Italia, and vediamo, ma io sono sicuro loro danno, i ragazzi danno al massimo il livello di intensità questo venerdì, and vediamo. So it's a war South Africa, there's nothing else. I'm glad I'm off the pitch and not on it. I was on it enough getting beaten up by them. And it starts and finishes up front. And if we don't front up, we've lost the match before we started. So obviously the players knew we were going 6-2. Sorry, the players knew we were going 6-2 early in the week. And like everything, it's hindsight. Straight after the game, if things go wrong, everyone goes, you stupid fool, what did you do that for? If it goes right, everyone says, oh, that's a masterstroke. So at least myself and Rassi have gone 6-2, so we're both of us can't be wrong. After the game, I'm not saying both of us aren't wrong. So it's a war, and I have incredible respect, but these guys are going to give absolutely everything. They're too strong, they're too big. That's life, but we've got some players who are pretty big and strong as well. How, question for both of you, how important was the win over South Africa nearly 3 years ago? And is it still useful before facing them in a different atmosphere? It's brilliant. You need benchmarks. Tu hai bisogno di avere un benchmark contro una squadra, so and it'll do a test. In your head, if you have that benchmark, it means that it's attainable. But they're two different teams now. Only diverse squadra adesso. So, I think we said at the time 3 years ago, it's a moment for. In Ireland, the talk all is about 1978 and the All Blacks losing to Munster. There are moments that inspire people and inspire the young people. And we've been working to try and give our young players, and we've got so many good young players here, but also at home and coming through, a future. But we keep on saying here, our future is now. It's not 2 years down the line. So 3 years ago is a lifetime. Ironically, I'll let Sergio talk after this. Our performance in Padova the following year when we lost was better than when we beat them.
That's rugby. People will think I'm delusional saying that. Look at the stats. We played much better against South Africa in Padova and lost 35, whatever. But we were miles better in that game than we were when we won. Well, that's rugby. Little things happen in games that change matches. And we had more possession, we had more territory, we had more, that made them make more tackles. Everything we did in that game was at a higher level, but we didn't get the breaks. So it'll be interesting. Oh, in Italian. Oh, I thought they understood, Lord. Per me, ho pensato Sergio parla anche. No, ci sono una buona cosa perché in sogno quando tu hai un benchmark contro un'altra squadra è importante. È un benchmark, ma ho pensato abbiamo giocato meglio contro il Sudafrica il prossimo anno in Padova than quando abbiamo perso. In tanti diversi termini, non la risultata, ma in termini di equilibrio della partita. Ma i due squadre adesso loro sono diversi. So, è una buona cosa perché è un benchmark per una squadra. Abbiamo vinto contro loro, ma adesso loro sono diversi, ma anche noi siamo diversi anche. Sono d'accordo con Corno, sono due squadre. L'Italia è molto diversa dal 2016. Se l'altro giorno con i ragazzi scherzavamo, guardavamo la partita, Luke McLean ha giocato, non gioca più, Simone Favre non gioca più, Minto non gioca più, sono 5, 6, 7 giocatori che non giocano più. Quindi e Sudafrica pure, Sudafrica è cambiato tantissimo, in quel momento stanno attraversando anche un momento di molta difficoltà e sono d'accordo con Connor che abbiamo giocato meglio a Padova, anche se il risultato poi non è stato sicuramente lo stesso di quello di Firenze. Forse in qualche parte nella loro testa sanno che possono perdere con l'Italia, perché hanno già perso. Domani servirà qualcosa, avrà un'influenza, non lo so. Speriamo in qualche momento della partita, noi vogliamo cercare di essere lì fino alla fine. E la pressione è su di loro, noi abbiamo 10 punti, abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere, il Sudafrica punta a vincere il Mondiale. E la pressione non è sulle nostre spalle, la pressione è su di loro. In English. No, just say that the game we won against them in 2016 was a part, was another game. We were two different teams. South Africa was under a lot of pressure for playing not a good rugby at the moment. And we as well as a team, we grew a lot. And definitely we played better against them in Padova 2 years later, even if we lose against them in terms of contents, in terms of what we're doing on the field, we be miles better. And now South Africa, they're looking to win the World Cup, so the pressure is on them. We have 10 points, we win the games that we need to win. So we're just going out Friday to give everything and finish the game with no regrets. Regrets, it is? Mm-hmm. No, with no regrets, yeah. Can I just ask, Coach, you're 100% right, the teams have been picked, you can see it's going to be have you worked on anything differently since the last game, knowing that, and you kind of can play the game out in your head how it's going to go? Is there anything specific that you've worked on? Qualcosa di specifico su cui avete lavorato, sapendo insomma anche quelle che sono le selezioni, che sarà effettivamente una battaglia molto fisica davanti? Since Canada? Yeah. Obviously, yes. I mean, we played 2 games in 4 days at the start. You know, people talk about turnarounds. We had to travel a lot, so physically and mentally, it took a bit out of the squad. So when you're at this stage of the World Cup, as I'm learning, it's less is more. We've had a couple of good training days now, and we're just hopefully we've got a few things up our sleeve that we can execute at the right time. But it's at the end. I mean, Sergio's talked to a lot of the players. I've talked to them. This game isn't about game plan. When you come against a team as big, as physical as them, it's about having heart and courage, because that's what you'll need to front up to this South African team. But I know that our team has got that in spadefuls. Our biggest challenge will be not getting too overhyped before the game, because you can feel probably, and not just, I'm not going to blame the players on this one, you can feel it from all of us. We're desperate to get out there and play and see where we're at.
So, yeah, we've got things that we want to execute, like we had against Canada, like we had against Namibia. If the execution is right, and that's what I'm saying about sport, about rugby, you need one or two executions to go your way and one or two to go badly for the opposition. And it's a very, very different game that you see on a pitch. One gives confidence and the other drains energy. We have to hope that the ones that happen on Friday are the ones that give us confidence and drain energy. And as Sergio said, you know, no one thinks we have a hope in hell. So there's no pressure on us. Just go out and give everything we've got. And maybe it's better that Andrea translates that. No, Sergio is giusto. Abbiamo tanti cose noi vogliamo fare, ma alla fine quando tu giochi contro Sudafrica tu devi avere una volontà, un'aggressività, and senza questo è impossibile essere competitivo. So abbiamo il nostro piano, abbiamo i nostri giochi che vogliamo fare, and spero sì, nostra esecuzione è giusta in due o tre volte nella partita quando abbiamo l'opportunità, e loro hanno una brutta esecuzione per due o tre volte, l'energia è diversa durante la partita. Due o tre volte per noi positivo, due o tre volte per loro negativo, e la partita è diversa. Non vogliamo che in l'altro modo. But that's rugby, that's sport at the highest level, and we'll learn, impareremo tanti questo venerdì ancora, non solo per i giocatori con esperienza, ma anche i nuovi giocatori a questo livello. So sempre impareremo, ma vogliamo mettere in campo il nostro massimo, e speriamo, vediamo questo venerdì. Ancora una, ragazzi? Già. Quattro anni fa, avanti della partita decisiva, mi sembra che il gruppo è più rilassato, c'è un ambiente più calmo, vero? So making a comparison with 4 years ago, with the two days before the game. Il mondiale scorso ho giocato solamente una partita contro l'Irlanda, che era quella, diciamo, tra virgolette decisiva, e quindi non ho potuto vivere, diciamo, le settimane precedenti col gruppo. È stato un po' particolare, ma devo dire che si respira un ambiente comunque già da oggi, magari al di fuori del campo rilassato, ma c'è comunque tanta tensione, che è normale, come diceva prima Connor, la volontà che abbiamo, che parliamo di questa partita da ormai 4 anni, e mancano 2 giorni e siamo lì, quindi vogliamo che arrivi subito, non ce la facciamo più e dobbiamo essere bravi, quindi sicuramente personalmente, da capitano, da giocatore esperienza, a dare serenità al gruppo e di far sì che non giochiamo la partita prima di venerdì, quindi di tenere queste energie mentali per non svuotarci e arrivare magari in campo venerdì ecco, vuoti e senza energie. Poi ogni singola partita ha la sua storia, vedremo venerdì sera, ma il piano di gioco non servirà a niente se non ci sarà la volontà di andare a trovare nel più profondo di noi stessi, andare a metterci nelle situazioni dove non ci siamo mai messi nella vita nostra, di trovarci in difficoltà, di essere pronti a morire, a sacrificarci, anche quando siamo stanchi, distrutti, che non ce la facciamo più. Se per 40 minuti o 50 minuti siamo morti, tutti, io per primo, alziamo la mano, fuori c'è uno che entra nella panchina e che darà il massimo, ma è una partita dove nessuno di noi dal primo al quindicesimo può gestire le energie, dobbiamo svuotarci, e se dopo 40 minuti siamo morti, andiamo fuori, 50, 60, 80, ma è una partita dove non ci possiamo permettere di gestire le energie, dobbiamo andare fuori, dare il massimo, e come detto prima, la cosa più importante, al di là del risultato che tutti ovviamente sappiamo che è sicuramente importante, è di finire all'80esimo senza rimpianti. Ci guardiamo in faccia, abbiamo detto, ragazzi, abbiamo dato l'anima, ci siamo svuotati, abbiamo giocato in una squadra che, se il Sudafrica si dimostra essere più forte di noi, vince. Se no, vediamo dopo. In inglese. Ancora 2 domande per Conor. In inglese. Okay. C'è un'altra? Okay. No, non solo in inglese, ma no. So. Non lo so. No, you need a translation. Puoi farlo veloce. Ok, qui.
Sì. No, just saying if the team looks relaxed in comparison with the key match we play in the last World Cup in 2015 against Ireland in England. And I said, well, that's World Cup. I just play one game against Ireland, and I don't leave the all 3 weeks before this game with the team. But definitely, the team lives well outside the field. We have, I think we manage with the staff as well the good moments. We very well the time off, the time working. So we work well, hard, and we have time after to chill and to relax because it's long time we are together. But I still feel pressure during the training, even today, the tension, because it's normal. We are looking for this game since three, four years. So we know that this is an important game for us. But at the same time, it's my job as well as captain and a guy with experience to try to help the team to prepare well the game, to arrive and don't lose too many energies, mental energies before the game. And nothing and after is going to be, as I said before, the game plan is irrelevant. We have it, a plan. We're trying to execute as best as we can. But if we don't put ourselves in going to the dark side we've never been before, there's no point that we can be competitive against this team. So that is going to be the challenge. And after that, if we arrive at the end of the game, we do that, and the result is not in our side, we just can be proud about the performance. There's no way that we finish the game with some regrets. No way. Se Conor sei d'accordo sul senso che la pressione è tutta sulle spalle del Sudafrica, anche perché c'è il presidente dell'Italia che è di 3 anni fa, ma c'è anche il presidente di 4 anni fa quando loro persero con il Giappone, e quindi hanno anche questo obiettivo di vincere il mondiale. Quindi loro la pressione secondo te comunque la sentono, anche se sono favorati. Do you agree with Sergio that pressure is on South Africa more than anything? L'altra domanda è se fino a questo momento del mondiale c'è qualche cosa di tattico o qualche cosa che ti è piaciuto particolarmente fino adesso di quello che si è visto finora. In totale? In totale, sì. And is there anything in general in terms of gained that you appreciate in particular? Sono 100% d'accordo con Sergio. La pressione sotto noi è personale, per la squadra, per la maglietta, per Italia, per nostra famiglia, per tutti in Italia, perché questa è una pressione sempre sul nostro spalle. Vogliamo che tutti loro sono orgogliosi di noi dopo ogni partita, ma sappiamo che il mondiale è diverso anche persone fuori rugby, loro vedono le partite. Abbiamo vinto e abbiamo ottenuto il primo obiettivo per noi, le prime due partite. Come Sergio ha detto, non soddisfatto dopo la prima partita, ma abbiamo segnato 47 punti. Più soddisfatto dopo Canada, con la nostra prestazione, probabilmente non la seconda 20 minuti della partita, ma l'altro 60 era non male. Ma il livello adesso, noi dobbiamo andare a un più alto livello delle prime due partite, non sappiamo questo. So, no, la pressione è sotto loro, ma la pressione sotto noi è lo stesso. Probabilmente di più perché vogliamo che tutti sono orgogliosi di noi. So I said like the pressure is completely and utterly on South Africa. They have to win the World Cup and nothing else. But we always have pressure every time we put on the jersey. We want to represent our families, we want to represent Italy, we want to make everyone proud, and that's a big enough pressure. But Sergio said we'll have no regrets after this game. So we're, you know, scored 47 points in the first game, 7 tries, weren't happy. We're happier after the second game, scoring 48, another 7 tries. Probably not happy with the second 20 minutes. Where we weren't probably at the same level of intensity. Well, this is different gravy. I didn't say that in Italian, by the way, but this is different gravy this weekend. This Friday is a different level, but all the pressure is on South Africa. There's none on us bar the self-imposed pressure and the pressure that we want to be the best we can be. And if that's, Sergio's put it better than me, if that's good enough, it's good enough, but we want to have no regrets. We leave this game on Friday and no one's thinking, I wish. All the pressures on South Africa.
Grazie. Insomma, la seconda. Cosa hai visto adesso in questo mondiale che ti è di nuovo? La grande cosa per me è lo stile, il piano, la partita fra Irlanda e Giappone, per me. Loro hanno dimostrato che è possibile giocare in un modo diverso and vincere anche allo stesso modo. So per tutti, loro non lo stesso potenza in termini di altezza e probabilmente peso, ma la velocità del loro stile era una grande cosa. Anche ho pensato, abbiamo vinto contro loro qui l'anno scorso, e tutti quando abbiamo arrivato qui ha detto tu devi vincere i due partite, e abbiamo visto loro squadra un anno fa, e detto, è duro, e abbiamo vinto la seconda test e abbiamo perso la prima test, so sappiamo che noi siamo accanto di loro, so la partita per loro anche ha cambiato in due o tre momenti fondamentali per l'energia, but it was una buona cosa per rugby. Ho pensato che Giappone ha vinto contro, non mi ricordo, Irlanda, terrible, cancella, non posso dirlo, so I think that was just brilliant for rugby that a team could play like that in that style. When you look at the South Africa-Japan game before the World Cup, it was whatever 37-0, but it was nowhere near that in the scoreboard. Whatever score it was, that was the England game, but whatever score that was in Japan, South Africa, was nowhere near that in reality. There was three, four moments of that match which made it completely different. Their style of rugby is a real breath of fresh air. Grazie.